La pace del Signore, Dio onnipotente, e la gioia dell'onniscienza di Dio sia con tutti noi. Una buona serata di domenica sera. Questa sera il Signore mi ha messo a cuore di fare una registrazione webcam con scrittura automatica. Per salutarvi soprattutto e darvi i miei più affettuosi saluti nella grazia di Dio e di Gesù. In questi giorni sto lavorando molto sul campo affettivo del poter stare sempre più vicini alla grazia di Dio e di Gesù. Come abbiamo visto, questi giorni sto mandando moltissimi video in online per avvisare a tutti per questa grazia che si sta completando nella prosperità di Dio e di Gesù. Noi siamo coscienti che presto questa grazia finirà. E lo sto dicendo in tanti modi, in scrittura automatica, nei video in online, in WhatsApp. Ancora nei miei profili e soprattutto lo voglio dire stasera extra per tutti quelli che ancora non l'hanno potuto vedere e ascoltare, sentire dalla presenza di Dio ciò che il Signore sta completando. Stasera il Signore mi ha messo a cuore questa grande gioia per ognuno di noi di stare fermi nella fede di Gesù e di non spostarsi altrove, di non guardare né a destra e né a sinistra, ma solo proseguire quel cammino che Gesù ci ha prefissato nella sua parola, la Bibbia, la parola di Dio. Bene, questo è il mio primo pensiero di mettervi nel cuore e nell'animo a tutti quanti. Il secondo pensiero è come ottenere beneficio da questa situazione per chi ancora non conosce il Signore. Come avvicinarsi alla grazia di Dio e come poter essere adottati in questa grande famiglia che Dio ha messo nei nostri cuori e in tutti i cuori che abbiamo dato al Signore la nostra vita, il nostro buon cuore a Lui. Stasera vogliamo per l'ennesima volta darci un'occhiata. Come fare? E prima voglio pregare. Perché almeno se fra poco mi chiama mia moglie per cenare, almeno ho pregato anticipatamente. Perché poi quando mi chiama trasmetterò un video registrato e continueremo dopo finito cenare. Prima di ogni cosa preghiamo.
Alleluia, gloria a te, Padre. Stasera, Padre, vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Vogliamo venire a te e portare tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre malattie e tutto quello che ci rode dentro, l'ansia, le difficoltà. Qualsiasi tipo di malattia che c'è addosso, lo vogliamo portare a te, attraverso i piedi di Gesù. Metterli ai piedi di Gesù, sapendo che tu ci aiuterai, ci darai quella gioia di poter essere sempre più vicini a te. Questa gioia già stasera, anticipatamente, ci riempirà il cuore e l'animo. Grazie mio Dio, grazie mio Gesù, grazie di tutto quello che stai facendo di noi. E stasera, Padre, ti vogliamo presentare questa registrazione in webcam in diretta. La vogliamo presentare a te, Padre, sii tu come prima persona, sia spiritualmente che fisicamente, a parlare a tutto il mondo intero. Grazie, Padre. Grazie per questa gioia che stasera possiamo gustare attraverso te, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, attraverso la tua grazia, attraverso la tua potenza. E stasera ungici dall'alto e benedicici tutti quanti, dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo. Sì, Padre, questo desideriamo, rimanere a più lungo vicino a te, adorarti e glorificarti. Grazie, Padre. Grazie di cuore immensamente. Ti vogliamo mettere in preghiera, soprattutto tutti gli ammalati, i carcerati, le vedove, gli anziani, i bambini, i senza tetto, i barboni. Ancora quanti sono infermi nelle cliniche, negli ospedali, nelle case di cura, quanti ancora ti stanno cercando e non sanno a chi rivolgersi. Stasera, Padre, desideriamo portarli tutti in preghiera qui, ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo. Oh, Padre, grazie. Grazie che possiamo metterli qui, ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, e aspettare che tu li benedici. Oh, buon Padre Celeste, grazie di questa sensazione di benessere che tu ci stai donando a tutti quanti, coloro che stanno qui di fronte a te, in questo raduno universale, immenso. Grazie, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Cari nella grazia, abbiamo finito di pregare e vogliamo adesso presentare ciò che volevo trasmettere in anteprima. Oggi il Signore ci sta mettendo questa gioia nel nostro cuore di poter trasmettere direttamente con Dio attraverso l'interlocutore Gesù Cristo, stando come eravamo poco fa in preghiera. L'ho voluto fare anticipatamente la preghiera prima della spiegazione per farvi capire ciò che in questo momento vi sto proiettando. Vedete, è stato semplicissimo. Andando ai piedi di Gesù, voi potete dire: ma noi non vediamo Gesù, come facciamo ad andare ai piedi di Gesù?
ve lo spiego. Gesù è all'immagine perfetta di noi. Non riuscite a immaginare Gesù? Immaginatevi voi. Guardate i vostri piedi e poi proiettateli davanti a voi. I vostri piedi stessi, perché sono a immagine di Gesù. Quando vedete i vostri piedi, guardateli di fronte a voi. Con la vostra mente potete farlo. Davanti a voi. E lì pensate che sono i piedi di Gesù. Rivolgetevi direttamente a Gesù, come se Gesù fosse davanti a voi. Ditegli tutto quello che desiderate in preghiera. Piangete, lodate, ringraziate e diceteci tutto quello che vi rode nel cuore. Ciò che avete bisogno, ciò che desiderate cambiare, ciò che volete essere da oggi in poi, chiedetelo qui, ai piedi di Gesù. È semplicissimo. Se non riuscite a immedesimarvi in questo modo, allora vi spiego diversamente. Gesù è dentro il nostro cuore e in tutte le particelle che abbiamo dentro di noi, in tutti i nostri organismi, in tutte le cellule. Dove c'è una cellula del nostro corpo, del nostro sangue, lì c'è Gesù. Vedete? È semplicissimo. Ora, non è che dobbiamo fare tanta strada, andare a Milano, a Torino, in Germania, per andare a cercare Gesù. No, Gesù è dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra anima, nel nostro organismo. Perciò, dalla mente alla cellula più vicina, non c'è tanta distanza, perché nella mente è ossigenata dall'ossigeno che viene dai polmoni e l'ossigeno lo trasportano le cellule sanguigne. Perciò le cellule sanguigne vanno alla mente. Perciò la mente, il suo pensiero e il vostro pensiero non deve fare molta strada. Quando arriva la cellula, la prima cellula che trasporta l'ossigeno al cervello, lì c'è Gesù. Perciò, vedete, già vi ho proiettato questa sensazione che sta arrivando la prima cellula che sta trasportando dietro le spalle l'ossigeno per ossigenare il cervello. E lì c'è Gesù. Guardatelo. Inginocchiatevi. Lodatelo. Beneditelo. Ditegli ciò che avete di bisogno. Se avete da piangere, piangete, non vi preoccupate. Sfogatevi, lodatelo, ringraziatelo. E quando avete finito, alzatevi e dimenticate tutto quello che avete fatto, tutto quello che avevate, perché l'avete presentato all'Eterno attraverso Gesù. Ora tutto quello che vi dava problemi, insicurezza, non stabilizzazione della vostra psiche, ora è messo ai piedi di Gesù. Perciò da oggi in poi non dovete più pensare a quel problema, anche se quel problema ancora persiste dentro di voi. Voi non lo dovete più guardare, è escluso dalla vostra vita. Il segreto più grande è questo: non vedere più il problema che persiste dentro o fuori di noi, o lontano o vicino a noi.
Per noi non esiste più quel problema, perché l'abbiamo presentato a Gesù e non guardandolo e non pensandolo, estraendolo lontano da noi, il problema decade da sé. Non ci dà più quella stimolazione di negatività al nostro cervello, cervelletto e ipitalamo. Vedete, questo è il più grande segreto che Dio confidò a me e io confido a voi. Adesso io vado a cenare, vi metto qui un video mio, ci sentiremo più tardi, sempre in questa webcam, Dio volendo. Altre cose che mi portano lontano da Dio e da Gesù. State vicino a me. Questo è meraviglioso che il Signore vuole donarvi. Oggi, fra poco, vado in diretta in webcam, quel poco tempo che ho a disposizione. Se siete disponibili, venite nel mio nuovo profilo e insieme faremo qualcosa. Anche che sarà per poco, perché poi dobbiamo mangiare, ma il Signore ci benedirà. Vi lascio con una piccola preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai leggendo a noi e a tutto il tuo popolo. Grazie come tu ci stai benedicendo, ancora grazie per questa notte, come tu ci hai tolto quell'affanno che avevamo addosso. Sì, Signore, il primo io ti sono riconoscente che hai adoperato questa guarigione anche su di me. Grazie, Padre. Benedici ancora tutta la mia famiglia, i miei familiari, tutti, da più piccola a più grande. Fai che ogni cosa possa essere per il verso giusto. Sì, Padre, grazie. Grazie ancora per mia moglie, per i miei figli e per tutti i componenti che sono vicini a me. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, pace del Signore, vi abbraccio come faccio sempre, anche se lo faccio virtualmente, vi stringo nel mio petto, vicino al mio cuore, e quattro baci ve li mando così tramite la bocca. Mua, uno, mua, due, mua, tre. Quattro baci per ognuno. Addio volendo, ci sentiremo fra poco in webcam nel mio nuovo profilo. Amen. La pace del Signore sia con tutti noi. Vi abbraccio con un abbraccio fraterno per questa notte.
e ci sentiremo domani. Dio volendo, domani avremo una giornata piena insieme. Oggi ho fatto tante cose, non mi è stato possibile vederci in webcam, perché ho formattato un PC, ho regolato tutti i programmi, adesso tutti sono stabili e perfetti. Non avevo neanche connessione più nei computer. Non so che cosa era successo, ma il Signore mi ha dato l'intelligenza e la potenza di poter fare ogni cosa secondo i criteri umani e spirituali. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Adesso vi abbraccio con un abbraccio fraterno e quattro baci per uno. Uno, due, tre, quattro. Addio volendo, a domani. Amen. Buonanotte. Buona serata a tutti quanti. Dio ci benedica. In questi giorni sono stato molto daffarato, ho avuto molti impegni, ma ci sentiremo presto, cari nella grazia. Dio ci benedica ancora. Pace del Signore. Amen. Buona serata a tutti, Dio ci benedica anche oggi, il Signore ha fatto dei miracoli. Faccio presente che oggi ho finito tutto quello che dovevo finire nel giardino, anche il muro che dovevo fare e tutto quello che dovevo fare l'ho completato. Questa è la gloria a Dio e a Gesù. Io ringrazio ancora il Signore per quello che mi ha fatto fare e che ho potuto concludere completamente fino a stasera. Ho lavorato, sono stanco, ma soddisfatto che ho portato a termine ogni cosa e domani mattina alle 7 partirò da Catania per Francoforte. Questo è un grande privilegio che il Signore mi ha dato di poter concludere ogni cosa prima della partenza, anche che sono stanco, completamente stanco, però sono completamente soddisfatto di quello che il Signore mi ha fatto fare. Non ho potuto neanche tirare il filmino, il video al lavoro che ho fatto, ma perché non ho avuto neanche tempo. Ho lavorato così in fretta che veramente non ho avuto neanche tempo di tirare il video. Ma ne ho tirate tante video che sicuramente avete capito di che cosa parlo. E la chiusura del giardino, del muro che è stato capovolto dall'acqua forte che è stata quest'anno, ma alcuni lati è stata abbattuto e alcuni lati era che quando prima cadeva, allora ho dovuto rifarlo tutto completo, tutti e tre lati. Ma ho finito e questa sia a gloria a Dio. Voglio ringraziare il Signore con una piccola preghiera che possa veramente il Signore gratificare a tutti quelli che hanno un problema e cercano di risolverlo al più presto. Confidiamo sempre in Dio e in Gesù per quello che concerne la vita, perché il mondo ci è sempre contro, ma il Signore è sempre amico, un padre e Gesù un fratello e ci amano con tutto il cuore. Confidiamo sempre a Lui. Chiudete gli occhi e preghiamo insieme. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai vedendo nella nostra vita. Ancora grazie, Signore, ancora oggi per quello che farai e che hai fatto e che farai ancora. Ti ringraziamo ancora per tutto quello che ci hai potuto
far completare. Signore, ancora benedici il viaggio che farò domani di ritorno in Germania. Guida ancora il pilota, guida tutto l'equipaggio dell'aereo e che possa fare un bellissimo viaggio. Ti ringrazio, ti lodo per tutto questo. Signore, ancora benedici tutto il mondo intero. L'ammalato, il carcerato, la vedova, i bambini, i senza tetto. Ancora grazie che hai fatto calmare il freddo e il vento. Signore, qui in Sicilia è successo la fine del mondo. Ci sono state anche morti. Ti ringraziamo, Signore, che dalla parte dove siamo noi non è successo molto danno, ma tutta la Sicilia è stata devastata. Non so perché, Signore, dove siamo noi, tutto è stato calmo. Abbiamo sofferto soltanto il freddo e il vento. E questa è gloria tua, Signore. Io non lo so, non riesco a capire, ma so che ho confidato in te. So che le preghiere che ho fatto sono tante. E sicuramente hai accettato le mie preghiere. E io ti lodo e ti ringrazio che qui a Licata non è successo danno, non è successo niente, soltanto freddo e vento. Grazie, Signore, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Amen. Pace del Signore, fratelli e sorelle, ci sentiremo fra poco nel video in online. Chi vuole può venire nel video in online. Sto andando in diretta con video registrati perché adesso devo andare a cenare. Ci sentiremo più tardi con una webcam se ho la forza. Se non ho la forza, metterò il video registrato perché sono distrutto, completamente distrutto. Pace del Signore. Amen. Buon pomeriggio a tutti quanti, Dio ci benedica anche questo pomeriggio che abbiamo veramente quella gioia, quell'amore in Cristo Gesù. Questo pomeriggio è veramente meraviglioso. Nonostante il freddo e il vento che ha fatto questa notte, ancora il freddo che sta facendo qui in Sicilia, tra ieri e oggi è stato spaventoso, ma nel cuore abbiamo quel calore del Dio vivente e del Signore che ci tiene vicino a Lui con grande gioia, con grande amore. Vi saluto nella pace del Signore e che possiamo stare sempre uniti nella fede in Cristo Gesù. Ora voglio fare una piccola preghiera per ristabilizzare tutto quello che il Signore mi dà da condividere con ognuno di voi, nel popolo di Dio e nel quelli che ancora stanno per essere affascinati di questa fede, di questo amore, di questo popolo che giorno dopo giorno diventa sempre più grande, più potente. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita, Signore. Ancora, Padre, ti chiedo benedizione per il tuo popolo, per tutti quelli che hanno bisogno di un bisogno tuo, di una grazia, di una gioia, di un amore che tu vuoi elargire a tutto il tuo popolo. Grazie, Padre, ancora per quelli che in questi giorni ancora stanno chiedendo e molto tempo non hanno ricevuto. Signore, fai che oggi possano avere una grazia, un miracolo veramente per loro, che possano trovare quella stima, quella gioia di essere sempre più vicino a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Benedici ancora tutti noi, Signore, le nostre famiglie, ancora gli anziani, Padre, benedicili, Signore, gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, le vedove, Signore, benedici tutto il mondo intero, Signore, benedici ancora tutti quelli che ti stanno cercando e non sanno come trovarti, Signore. Sì, manda il tuo angelo, Signore, che possano avere quel colloquio, quell'amore, quell'aggancio verso di te. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù, cari nella grazia. Vi saluto
al più tardi sto per andare in linea, in internet, in Facebook. Se volete potete venire, faccio una webcam con scrittura automatica. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Buongiorno a tutti quanti e una felice domenica. Oggi il Signore ci ha benedetti di questa gioia di avere quella pienezza del riposo della domenica in Cristo Gesù. Vi porto a conoscenza che ieri abbiamo fatto il muro, quello che vi ho mandato l'ultimo video. Lo abbiamo non completato tutto, ma quasi tutto. Poi il tempo è cambiato, ha fatto un vento fortissimo e freddo. Abbiamo dovuto smettere di lavorare nel pomeriggio, ma domani completerò il resto del muro e, se Dio volendo, completerò l'opera di questo mio giardino domani e dopodomani, perché mercoledì mattina partirò per la Germania. Vi prego di pregare insieme a me per il viaggio di ritorno, che tutto proceda bene e che il Signore ci benedica in questo viaggio di ritorno e ci dia la pienezza di poter essere di nuovo lì in Germania, sano e salvo, e tutti quelli che sono insieme a me nell'aereo possono gioire di questa grandezza e questa potenza che il Signore ci mette davanti. Con questo voglio dirvi che vi amo con tutto il cuore e, come vedete, sto trasmettendo, vedete, ve lo faccio vedere, questo è il video che sto trasmettendo in online, in diretta. Se vi fa piacere, andate nel mio profilo, datemi amicizia, è un nuovo profilo che trasmetto in questi giorni cure mediche. Con questo voglio adesso darvi la gioia di una piccola e che possiamo di poter fare una webcam. A venire fuori problemi esistenti, che i problemi lo abbiamo dentro di noi. Il problema si è nella nostra mente, si procrea in tutto il corpo. Le malattie vengono così consapevoli, siamo. Perché il nostro corpo ci dà dei segnali locali in anteprima che scaturiscono nella nostra psiche, nel nostro inconscio e nel nostro corpo. Se riusciamo a capire, io cercherò di essere chiaro. Già ieri sera ho fatto il primo video che ho spiegato chiaro come avviene il blocco di queste cose. Stamattina, mentre sto facendo questa chiamata in streaming video che avete visto, ho spiegato in preghiera cosa bisogna fare per bloccare queste cose, queste malattie
in anteprima che scaturiscono nel nostro corpo. La nostra mente è il comando di ogni cosa. Dio ci ha creato liberi di distruggere questo nostro corpo o di mantenerlo sano. Non ci ha messo dentro di noi un robot che ci guida come dobbiamo essere, come un robot, oppure computerizzati. No, Dio ci ha lasciato liberi di distruggerci o di guarire, o di mantenerci sani, puri e perfetto come Lui vuole. E Dio oggi ha avuto pietà di te e di me.